Buondì a tutti, buongiorno, siete già? Siete, ci siete? Dai! Non vedo ancora niente, quindi non ho ancora, per partire in fretta, non ho acceso il pannello, facciamo correre il disclaimer. Ricordatevi che tutto quello che vedete in questo webinar non è un consiglio operativo, prendetelo come spunto e riflessione magari. Bene, 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 bene. Benissimo, abbiamo fatto correre il disclaimer, a questo punto lo possiamo anche togliere. Datemi un attimino, non si toglie, però non si toglie? Si è tolto. Datemi un attimino, la pazienza un attimo che sistemo. Allora, prima cosa, sì, possiamo chiuderla. Allora. Ok, un attimo solo che mi devo sistemare questo, ci siamo tutti. Non ho visto ancora i commenti, ci siamo, mi sentite? Perfetto. Allora, per toglierti un attimino il dubbio di ieri, caro Peppe, che poi ieri sera ti ho chiamato dalla macchina perché mi stava a cuore risponderti, ma ero di fretta, quindi va bene anche così. Allora, buongiorno a tutti. Io ti faccio vedere una cosa. Allora, un attimino che faccio vedere a tutti una cosa. Ma perché non si sposta questo? Ah, adesso, capito. Allora, un attimino che sistemo. Personalizzato, dove me l'ha messo il pannello? Qui. Allora, ieri che giorno era? Mercoledì, no, cosa ho fatto? Oggi, e mettiamo ieri, era il 21. Ok, allora anzi, possiamo mettere anche il 22, vediamo se viene. Mettiamo il 22, no, oggi. Cavolo, allora 22. Perché non mi dai il giorno giusto? Abbiate la piena pazienza, sto lavorando nell'altro monitor, quindi non vedete. Oggi è il 20, ieri è il 20, vediamo. No, non è questo. Allora, ieri era il 20, abbiamo detto il 21. Ok, poi ho visto ieri, sì, ho visto che stai scrivendo su Skype. A proposito Skype, aspetta che lo mettiamo rosso, che così prendiamo la via di fare così. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosina di interessante. Allora, prendiamo questa metà 3 da qui. Lasciamo stare. Allora, intanto per togliere la fregola di fare trading, cosa facciamo? Andiamo long. Le occasioni ci sono sempre, quindi io ho già fatto anche trading stamattina. Vedete qui che ho fatto oggi è il 22, quindi questa e questa sono di oggi, le ultime tre. Vedete che sono 68, 41 e 16, in totale sono 100 e qualcosa euro, no? La performance di ieri, aggiungendo anche quella di oggi, è tutto il giorno 21, tutto 21, anche posizione che era del 19, tutto è chiuso al 21. Guardate il 18,03, è questo qui, 18,03. Cioè non c'è precisione nel trading, ma lì c'era un pivot e io ho chiuso sul pivot. Quello che ti avevo detto poi ieri, a voce, Giuseppe, che avevo il take profit in quella zona lì, avevo il take profit, avevo anche un take profit per la sterlina dollaro a 37,45, che poi, visto i denari, ho detto mi porto a casa, tanto sono già le 8 di sera, un'ora in avanti il broker mi porto a casa 400 cucuzze e non se ne parla più, quindi non ho rispettato il target. Chi se ne deve rispettare il target? Io rispetto che 400 euro me li porto a casa. Bene, la performance di ieri più 100 euro di stamattina sono 1700 euro. Però allora la domanda era: ma Paolo, ma questo conto, ma tu che puoi tradare un conto, cos'è che mi avevi detto, da 5K, quindi 5.000 con tutte le operazioni così non ti si brucia? Ragazzi, io faccio trading da 20 anni, te l'ho detto anche ieri, io vorrei arrivare a questi livelli, ma dopo un anno che fai trading, io dopo un anno ero che mettevo soldi nel mercato, i primi 2 o 3 anni ho messo talmente tanti soldi nel mercato per rendermi conto che dovevo fare un trading diverso. Adesso il trading che sto facendo adesso è un trading che è 20 anni dopo, purtroppo c'è 20 anni dopo, magari fosse stato 20 anni fa. Quindi la performance di ieri e un 100 euro di oggi, 1700 euro, l'ho fatto in un conticino. Cioè calcola che
Questo conticino è partito due o tre volte, adesso per esempio lo vedi 7580, ti faccio un giochino. 7580, allora andiamo qui, dov'è? No, ho sbagliato il portale, andiamo qui. Allora, voi non vedete, ma sto facendo una cosa così, ti rendi conto cosa vuol dire quello che faccio io. Poi non è da ripetere perché è difficile farlo quello che faccio io. Allora, qui facciamo così, prendiamo la somma da ritirare, quindi trasferisco. Ecco, vedi? È andato a 2582, quindi ho spostato 5K, che sono un ritiro che faccio tra finito il webinar, mi ritiro 5000. Li ho ripassati praticamente questo conto qui. È ritornato a 2582. Questo è il mio stop loss. Se questo conto va a zero, ho perso 2582, ma non ho perso perché li ho già guadagnati. Cioè io non uso lo stop loss, ma uso il conto come stop loss. È questione anche di saper fare trading, questo è chiaro, no? Giusto, Giuseppe, però io preferisco fare così, poi che io qualche operazione magari me la chiudo anche, vedete per esempio queste qui, chiuse con il take profit, sono state tutte chiuse in positivo? No, questa ha perso 100 euro, questa ha perso 5 euro, questa è positiva, questa è positiva, questa è positiva, questa è positiva. La somma totale è positiva, ma avevo messo il take profit lì, se io non lo chiudevo lì, rimanevano questi due cadaveri aperti, perché qui sopra non c'è poi an più andato, poi magari ci va oggi, tutto ma chi se ne frega oggi, io ho guadagnato ieri. Quindi ho riportato il conto a 2582 e ricomincio a fare trading così. Chiaro che su 2582 non vado a fare, fatemi vedere, 2, 3, 4, 5, 6 lotti. Magari mi limito a farne 2, 3, lo porto su di nuovo. Quando l'ho portato su di nuovo, allora posso sparare anche 2, 3, 4, 5 lotti. Ok? Quindi non ho un conto da 20, certo, ho anche conti più grandi. Ma questo non è un conto da 20-30 mila. Sui conti da 20-30 mila io butto un'operazione da 5 lotti e dopo una settimana me la chiudo con 2-3-4 mila. Ma questo è un trading diverso, è un ping pong, ok? È un ping pong. Mi piace questa cosa qui. Quindi quando si fa trading diversamente è questo. Quindi ti ho tolto un po', ti ho risposto un po' in generale a quello che mi hai detto ieri, vero Peppino? Ciao Giuseppe, ben arrivato. Oh, quanti Giuseppe siete? Mamma mia. Ciao Gianni, ben arrivato anche a te. Vedi che ogni tanto fai il capolino, mi fa piacere. Barbara, sei dei nostri ormai, mi fa anche piacere. Allora, però torniamo a noi, perché io faccio trading con due o tre linee. Faccio trading con i cicli, faccio trading con tutto quello che trovo, quello che si raccatta. Ieri mi è stato chiesto, questa è una posizione long, però c'è la campana grossa che sale, c'è un livello qui che è già stato toccato, quindi il long è un po' si fa e non si fa. Paolo, cosa facciamo? Non ha toccato il pivot, questo qui lo dovevo aggiornare qui, non ha toccato il pivot, quindi c'è questa situazione qui, io aspetto adesso perché il long non lo faccio più, perché la campana gaussiana del minuto è questa. Quindi adesso a un certo punto potrebbe incominciare a crollare, visto che io ho le nozioni cicliche, già mi faccio il mio grafico così, guardate. Poi, ma il metodo ciclico quanto costa? Costa più o meno 9 ore, 10 ore, di 12, 15 ore, non so quanti video ci sono sul metodo, sul blog, sono gratuiti, nessuno va chiesto niente. Quindi, poi, perché non vendo un corso così, Paolo, che saresti già diventato ricco solo a vendere corsi? Perché non mi interessa, perché se io vendo un corso, magari c'è qualcuno che ne riesce a spiccare fuori e si porta anche a casa un corso e un lavoro, ma c'è anche chi magari dice: cavolo, ma è troppo complicato, non lo capisco. E quindi ha speso 1000 euro, quello che costerà un corso, non lo so. E poi ho venduto acqua calda nei suoi occhi, quindi non mi interessa. Cioè, quello che io guadagno nel trading mi basta per vivere e avanza pure. Quindi cosa c'entra? Quindi non ho bisogno di vendere corsi, mi sembra proprio una presa in giro. Poi c'è il corso fascia, che non è neanche il prezzo, è il corso, il costo annuo degli indicatori, sono 350 euro per tutti gli indicatori, ma non è questo.
cioè non me ne frega niente. Ieri mi è stato chiesto da Michele, così lo menziono, magari si guarderà questo video, cosa con il metodo fascia faccio quello che fai tu. Con il metodo fascia puoi fare quello che faccio io, se riesci poi a integrare nel metodo fascia i cicli. Poi il metodo fascia tecnicamente si può usare così come ho spiegato nei video ed è assolutamente valido, se lo usi così ne esci positivo, però magari devi anche io ho amalgamato i cicli, che è la stessa cosa, metodo fascia, sentiment, trend line, un canale, la versione weekly dell'Outlook weekly, che poi alla fine non serve tanto l'Outlook weekly, però per sapere la direzionalità serve, quindi tutto quanto il resto ne fa parte, giusto? Quindi tutto l'interno del metodo fascia, se viene usato come lo faccio io, fai la performance che ho fatto io. Ok? Adesso sono flat, io sono flat, non ho operazioni aperte. Ah, perfetto, Gianni, allora hai trovato come scrivere, mi fa piacere. Quindi va benissimo che per chi vuole spendere pochi soldi per un corso, il metodo fascia vale la pena comprarlo, perché non è che stai vendendo la casa o spendi 2-3 mila euro, non sai cosa ti aspetta. Stai spendendo 350 euro, che secondo me sono spesi molto bene, però non mi interessa, quindi non ho mai pubblicizzato, anche se questa potrebbe essere una pubblicità un po' in mezzo al webinar, ci sparo questa, ma non mi interessa. Solo una risposta che ho dato ieri a Michele, che così Michele poi oggi guardando il video si troverà di fronte a questo. Ok? Benissimo, quindi alla fine ho fatto anch'io la Vanna Marchi oggi e ho pubblicizzato il corso, ma chi se ne frega. Ok, ciclo 1, ciclo 2. Vedete che adesso abbiamo il ciclo 1 che è diventato rialzista, il ciclo 2 che sta cedendo un attimino, quindi alla fine cosa devo fare io? Proprio perché quando trado i cicli, li trado in un momento dove c'è volatilità, se no non lo faccio. Guardate questa trend line, punto, punto, trend line. Metto la trend line sul massimo dell'espansione, che è questo, ok? Non mi interessa altro, addirittura potrei anche allungarla fino a qui, ma non mi interessa. Uso proprio questa espansione qui. Poi, visto che stiamo guardando il movimento da vendere adesso, intraday nel minuto, non guardate quello che si deve. Io questo canale qui lo posso aggiungere qui. Ok? Non ho ancora nessun punto, anzi, non mi piace neanche, quindi lo tolgo proprio. Non ho lo spunto, lasciamo stare. Non ho espansioni, altre espansioni posso prendere, visto che questo Fibonacci qui ormai è un po' andato fuori dai cardini, lo mettiamo nell'ultima espansione, posso prendere questa. Siccome devo vendere, cercherò di, possiamo vedere se magari questa qui torna meglio, no? Così. Siccome devo vendere, lo metto anche sull'ultima. Ok? Adesso sta partendo qualcosa, quindi non faccio niente, aspetto la partenza di un ciclo. I cicli sono nel blog, metodo ciclico. Non so, sono 9 video, 10 video, non so quanti video sono. Le entrate sono queste. O entro qui sul breakout perché magari il ciclo 2 non è ancora finito. Lo tolgo. O entro qui nel breakout di questa zona qui perché il ciclo mi sembra un po', vedete, qui ne abbiamo 40, qui ne abbiamo 31, è un po' piccolo. Quindi potrei entrare ancora qui. Invece se va su, mi faccio il ciclo 3 e poi vendo. Ciclo 3 fa quello che vuole, ciclo 4 chiude. Ok? Quindi ho già fatto l'analisi predisposta per il minuto per fare trading, ok? Poi, Ishi ci sei? No, Ishi è in viaggio, era in viaggio, quindi vediamo se riesco a fargli vedere anche questo. No, non ancora. Ok, situazione robot, Davide, situazione robot, non ne parlo nei webinar perché non mi interessa, ma la situazione robot ieri hanno scaricato. Hanno scaricato. Cosa vuol dire? Avevano accumulato 1 o 2 giorni, ma ieri hanno scaricato di brutto, hanno portato a casa, tanti sono andati flat, tanti hanno 3, 30, 40, 50 euro di posizioni aperte, ma hanno scaricato, vuol dire che hanno portato a casa 2, 3, 400 euro. Vero, Peppe Peppino, che i tuoi conti sono praticamente tutti quanti bene, cioè non penso che non ce ne sia neanche uno. Poi ieri notte hai visto, verso le 11:30, mezzanotte, si è riassestato il sistema. È stato colpa mia indirettamente. Indirettamente non è stata colpa mia, è stata voluta così perché per facilità di integrare la nuova versione 2.5, se mi mettevo a cliccare ogni singolo conto per riavviarli, sarei ancora lì, veramente sarei rimasto 20 ore
cliccare, 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 poi fai anche errori. Quindi mettendo la versione nuova aspettano un restart di un tick, di un movimento della MetaTrader per ripartire. Quindi ieri sera verso la mezzanotte, 11:30 sono partiti. Un errore così va bene, sì, è stato un errore che alla fine ha guadagnato qualcosina in più, ma 20-30 euro in più, ma non è quello il punto, non è stato voluto l'errore per guadagnare di più, è proprio perché per facilità, quando cambi centinaia di conti in una versione, assolutamente, questo non lo faccio più perché ormai si sta tirando, guardate, non faccio più lo short perché si è tirato 34, non lo faccio perché deve partirmi un ciclo 3, quindi lo short non lo faccio, ok? Ma sì, ma non era un errore, è stato voluto. Se io lo faccio partire così e poi prima o poi la MetaTrader si disincanta, diciamo, e fa quel tick che fa partire il robot. Ok? Dove trovi info sulle A? Non trovi info sulle A, cara Barbara. Trovi un video sul blog, se vai tutto a destra c'è un tasto che si chiama Robotica Project. Lì trovi un video dove spiego l'operatività 2.0, che poi alla fine adesso siamo il 2.5, ma non il 2.5, quella versione di recupero, al 2.5 la versione nuova del 2.4. Vedete anche perché non ho fatto lo short adesso? Capite che c'è la dinamica ciclica? Però adesso lo facciamo quando sale. Ok, guardalo, poi mi contatti su Skype e ne parliamo. Il primo mese è comunque sempre gratuito, non ti costa niente e vai. I conti hanno raddoppiato praticamente quasi tutti, a parte gli ultimi che sono partiti nell'ultimo mese, no? Quindi da lì io mi tiro indietro dicendo: Ok, adesso tu hai la possibilità di ritirare tutto il tuo capitale, come hanno già fatto tanti, e non hai più rischio mercato. Da lì in poi, se succede un patatrac, facciamo l'esempio classico, poverino. Che spareranno Trump, anche se ormai non è più presidente dell'America, però un evento, diciamo, terrificante che muove il mercato, tipo Brexit di 3, 4, 5 mila punti. Sì, se li muove come i Brexit, magari riusciamo anche a rimanere a mercato, però se succede una cosa del genere, è certo che spazza via tutti i conti. Ma questa è una cosa imprevedibile, quindi qualsiasi robot farebbe una cosa del genere. Poi magari ne usciamo anche bene, però questo è l'unico come. È l'unica imprevisto che potrebbe succedere. Poi un problema tecnico dei robot ci potrebbe essere. Sì, c'è stato anche l'altro ieri, piccoli problemini di adeguatezza, ma per il momento stiamo sempre superando tutti quanti gli ostacoli, li superiamo. Ma la funzionalità del robot sono infallibili? No, non sono infallibili, non esiste niente di infallibile nel mercato. Però da novembre adesso, ragazzi, io non so se andiamo a contare in soldi. Arriviamo a uno stipendio di un attore di Hollywood, nel senso che se contiamo tutti i conti con i robot, anche quello che hanno fatto ieri sono partiti più o meno un centinaio di 100.000 euro minimo di guadagno in tutti i conti. Chi ha guadagnato 200, chi ha guadagnato 500, chi ha guadagnato 1.000, tutta la somma. Io faccio una statistica, diciamo un 100.000 euro l'avrà fatti tutti questi conti qua, no? Sono quasi 1.000 conti ormai, però va bene, ma non è quello il punto. Il punto è. Più grande è il conto, più si guadagna. Non è vero, più grande il conto è, più è tranquilla l'operatività perché ha le spalle coperte. Guardate intanto il long come sta andando su. A un certo punto qui si deve anche capire che forse è meglio fare un long, non lo so, qui studiamo per completo il ciclo 2, che potrebbe essere anche questo, non solo questo, ma questo, perché è un ciclo rialzista. Sta andando su, quindi ancora stiamo fermi. Lo guardiamo qui perché vedete che c'è questa trend line. Abbiamo un ciclo 1 che è partito qui, partito ieri. Mentre io faccio, parlo e dico, porto avanti analisi su analisi, ragazzi. Poi andiamo a vedere altre coppie adesso, anche la sterlina dollaro, che vediamo se riusciamo a tradarla. Allora, quindi anche tu, Francesco, ormai la versione all'inizio hai voluto un po' metterla voce in capitolo, ma. Assolutamente non era l'operatività che io ti dicevo, magari con un po' di prepotenza o di non so, arroganza. Dimmelo tu, ogni tanto ho questo problema che magari vengo frainteso. Quando io ti ho detto ci sono queste, l'una, la versione, lasci stare, si arrangiano tutti il visual, mi arrangio io la gestione completa. Due, ti arrangi tu e ogni volta che vuoi una modifica me la devi dire, però io non mi scrivo niente. Hai visto alla fine che sta andando così, meglio quella. Certo, perché
anche se sono tantissimi i conti, non viene lasciato niente al caso, sempre c'è sempre qualcuno che controlla. No, ma ogni tanto c'è sempre qualcuno che dice: ma guarda, questo capone non vuole venirmi incontro e dirmi come devo fare, no? Non è possibile su una gestione di più di quasi 1.000 conti dire a ogni singola persona sentirmi alle 8 di sera perché magari la mattina non c'è tempo. Io mi alzo stamattina, mi sono alzato alle 4 e un quarto per fare delle modifiche sui server mentre il mercato era piatto, ma alle 8 di sera, ragazzi, io crollo. Cioè, magari sto tornando da fare la corsetta, ma prima della mezzanotte io sono già al settimo cielo, cioè già che dormo, normale, giusto? Quindi alle 8 di sera magari sono in relax in un'oretta, non mi metto certo a parlare di borsa con qualcuno che non ha tempo la mattina, ok? Quindi questa è la versione. Sono apprezzato dal punto di vista, perché me ne accorgo dai commenti poi, che sono sempre professionalmente, attendo sempre tutti, però ragazzi a volte... No, ieri per esempio non ho più risposto a nessuno perché si accavallavano i messaggi e poi non esco più, no? Ok? Poi mi hanno dato anche il divieto di rispondere quando siamo a cena, anche giusto perché magari quando vado a cena con la mia dolce metà o con qualcuno mi dice: cavolo, ma sempre sul telefono in mano, ed è da mesi che ormai quando vado a cena il telefono rimane in macchina perché no, normale alla fine. Ok, potrebbe essere un long questo, sì, alla fine sì. Stiamo andando a vedere questo, però passiamo un po' alla stellina d'oro nell'Outlook Weekly, andiamo a vedere quello che io avevo già detto, però non per dire: ma guarda che bravo, che esattamente, Sirio, prenderà le forbici prima o poi, mi dice Sirio, è giusto. Allora, andiamo a vedere quello che ho già detto 2 giorni fa, 2 o 3 giorni fa, o magari lunedì nell'Outlook Weekly, ma non perché l'ho detto e adesso sono il più bravo trader del mondo, ma perché... È questo, guarda, dov'è la fine? Io avevo detto, chi mi ascolta lo avrà capito, che sul daily, ti ricordate che ho detto se torna sopra questa zona di supporto è un long. Il long di ieri era, quando io l'ho fatto, ieri abbiamo fatto un long sulla sterlina dollaro, ve lo ricordate nelle webinar? Non mi ricordo dove l'avevo preso, è un po' difficile, magari se l'avevo fatto sul minuto, adesso non mi ricordo più dove l'avevo preso. Ma quando l'abbiamo fatto, no, non l'abbiamo fatto sul minuto, sull'H1 forse, ma quando l'abbiamo fatto forse dal pivot, adesso non lo so, o qui che è sceso, ora del webinar era questo, quindi magari è sceso pure, sì era sceso, o l'altro giorno, non mi ricordo, poi a un certo punto ha pagato, io avevo il take profit a 37,45, quindi questa zona qui, 37,46, quindi 37,45, vi faccio di nuovo rivedere la zona perché... È molto importante che quello che dico sia anche veritiero. 37,45 era il mio take profit, 37,45 era questo pivot che ci siamo sentiti ieri io, te e Peppe, te l'avevo anche detto, e 37,46 avevo messo un pips più in basso, però vedendo che a quest'ora qui non c'era arrivato l'ho chiuso, cioè sarebbe arrivato oggi, ok? Ma non importa perché prendere quello che si prende e via. Poi nello scrivere ieri mi hai detto sono un po' deluso perché... Non ho preso l'ultimo long sul pivot, ma chi se ne frega? Non perché se ne frega che non l'hai preso, ma ragazzi, non esiste la precisione, si porta a casa quello che il mercato vi dà, perché sennò poi si incomincia a fare cavolate e non esiste veramente, ah, mi sono perso un'occasione, mi sono perso questo, non esiste questa cosa qua. Io dopo tanti anni che faccio trading dovrei saperle queste cose, giusto? Ok, guardate che qui c'è la possibilità di fare uno short sulla sterlina d'oro. Questa cosa qui mi permette di fare uno short bello, nel senso che lo faccio anche abbastanza pesante. Lo faccio qui perché lo faccio. Questo qui è uno short che io faccio con l'idea di uno stop loss più vicino, perché già l'ho fatto con una campana grossiana alta. Vado a vedere sull'H1, mi ha toccato il pivot. Ok? Quindi visto che è una sterlina d'oro l'ho fatta pesante perché mi posso permettere di chiuderla subito. Sì, l'ho visto, avevi perso la connessione. Quindi sono entrato subito sulla sterlina d'oro, guardando il minuto, perché qui sul pivot io posso mettermi lo stop loss qui vicino. Quando la faccio pesante, visto che non è euro-dollaro, quello che ho guadagnato in questi giorni qui, non me lo vado a sprecare. Adesso siamo qui, la campana gaussiana è alta, la media 64 è tirata, siamo vicini, siamo sotto la media a 16 periodi, è un sistema ciclico, non so neanche dove sono e non mi interessa, non ho neanche contato i cicli, siamo sul pivot, è un ritracciamento, già posso chiudere perché sono in positivo.
Ho fatto una sorta di stellina dollaro, ma con uno stop loss cortissimo. Quello che ti dico io, se sei entrato in stellina dollaro e danno un pips di 6 pips di stop loss, non ti mangiare i guadagni, te lo chiudi, perché la stellina dollaro potrebbe reagire al rialzo, visto che siamo in un trend rialzista, e andarti a fare di nuovo i nuovi massimi, se non fermarsi più e continuare la salita, anche perché siamo nel ciclo 2 di questa ultima espansione. Prendiamo questa e guarda dove siamo, ok? Siamo arrivati in una zona di un livello di Fibonacci dove mai si può anche vendere, però siamo in una situazione rialzista, quindi già sono entrato e tra un pochettino già chiudo. Ok? Allora se sei long non lo fare, magari per non sbilanciarti, come faccio io, non mi sbilancio mai. Oppure aspetti la discesa e cerchi di entrare di nuovo long, ma si può anche fare questo, già mi sta andando contro, non mi piace. Però la tengo un attimino perché, chiaro, c'è situazione rialzista e quando scende tendono, vedete, tutte le discese che ha fatto tendono a comprarla. Ok? Aspettiamo un attimino per capire se possiamo tenerla, perché sull'H4, candela delle 9:43, volatilità c'è, eccola qui, guardate, io sono già col dito sul mouse, perché non me ne frega niente di fare il bottino della giornata, un trade che mi guadagna i 5.000 euro, non mi interessa. 5 volte 100 euro sono 500. Ok? Quindi questo è il trading che io preferisco. Sono già a un livello di 83 euro, quindi 83 euro per me è un numero fortunato, l'80. Poi vi faccio vedere per esempio l'euro-dollaro stamattina sul minuto. Io ero long a un certo punto, adesso non mi ricordo dove era, ha fatto una candela, dove era? Questa candela qui che è scesa veloce, no, c'è una candela che è scesa veloce, questa. Guardate, ha fatto questa candela veloce, io qui sono entrato, se andiamo a vedere i long di oggi, io sono entrato veramente anche su questa zona qui. Anzi, ve lo posso anche far vedere, dov'è? Ok, questo qui lo spostiamo qui. Guardate il long di stamattina sull'euro-dollaro. Adesso lo mettiamo sul minuto. Dobbiamo togliere questo perché sennò non si vede, lo sposto di qua. Guardate il long di stamattina sul minuto. Guardate, avevo un long da qui. Avevo un long che ho visto che scendeva veloce. Alla partenza delle 9 mi sono fatto un altro long, li ho chiusi perfettamente. Ok? Questi sono i livelli che io seguo sempre. Attenzione perché non mi piace tenermi tanto il trade, comunque per farvi vedere sempre l'operatività. E ho fatto oggi un long, un altro long, poi sceso di nuovo, ho fatto un altro long. Basta! Ok, torniamo noi, guardate, sterlina dollaro, la andiamo a riprendere. Siamo sempre qui. È tanta roba, però, grazie Francesco, è tanta roba, però, si fa, guardate. Devo guadagnare di più? Ho aggiunto 100 euro e il conto conta a salire. Poi scende, scende ancora. Ah, guardate l'euro-dollaro, abbiamo perso lo short. Ma c'era o non c'era? C'era o non c'era? Adesso c'era, perché adesso tra un pochettino andiamo a vedere. Guardate, c'era dalla trend line. Però aspettiamo un attimino perché ormai è partito, non lo posso più fare. Il ciclo 1 e il ciclo 3 è diventato ribassista. Allora mi metto un Fibonacci che poi lo aggiorno ogni volta che mi rompe il minimo, me lo aggiorno e mi riprenderò in un ritracciamento. Ok? Capite che non ha senso adesso andare a vedere 50 coppie, 20 coppie, l'euro yen, sterlina yen, ho fatto il CAD yen, ho fatto questo, guardo questo. Si fanno quando il mercato non ti dà altre occasioni, non c'hai tempo di farlo. Ma la giornata di oggi, portarsi, guarda qui, solo per di nuovo per te, Giuseppe, Peppe, perché ci tengo che tu abbia una buona riuscita. Il conto è flat, non c'ho niente. Ma non mi interessa perché la serenità di essere flat. E 5.000 messi in cascina online, dal vivo live durante il webinar non è una cosa da uscire proprio. Guarda che bravo Paolo, ha fatto un video su YouTube, ha guadagnato, lo seguo anch'io. Non mi interessa, cioè, non mi dà prova assolutamente. Cioè, mi piace, cioè, mi fa piacere se qualcuno mi segue perché c'è un motivo per seguirmi. Però non è lo scopo mio. Lo scopo mio è trasmettere la forza di dire ok. Il trading non è una truffa. Se fosse una truffa non lo farei, ok? Ok, guardate, qui si incomincia ad avere l'idea. Non entro ancora, non entro perché zona di pullback è questa. Se doveva entrare short, entreremo qui.
sul livello del canale pullback, trend line irregolare, è un canale però diventa trend line irregolare, livello 61,8 di Fibonacci, ragazzi, cosa devo fare di più? La stellina d'oro l'ho chiusa, avrei pagato di più? Forse un pips ancora. Usi i cicli solo sul minuto per fare operazioni veloci? Certo, sul minuto faccio delle entrate, entro e esco, ma io sono entrato due lotti di sterlina d'oro, ho fatto 100 euro, togli un po' di spread. Io preferisco pagare tanto di spread, però appena finito il webinar, quando mi faccio il ritiro, io verso sera, forse stasera alle 7-8, i soldi sono già sulla carta. Se magari vado a usare un broker che non conosco, ci mettono 3-4 giorni, forse magari non te li mandano, forse te ne danno a metà, come tanti fanno, o forse ti mandano, no, ho sbagliato questi, devi mandarmi i documenti. Assolutamente non voglio più avere queste beghe, preferisco entrare e prendermi guadagnare. Attenzione che qui sta scendendo, ormai abbiamo perso il trenino, aspettiamo un attimino. Allora, siamo tantissimi e non ne ho sbagliate negli ultimi. Ciao Enrico, ben arrivato. Negli ultimi, insomma, magari c'era anche prima, negli ultimi 2 o 3 mesi in consecutiva io non sto sbagliando un trade. Okay? Magari me ne esce uno, mi scappa, ma lo recupero con altre operazioni. Ma nel senso che l'analisi è quella, sono regolari le analisi. Adesso devo cercare di non vendere troppo sui minimi, perché sennò poi magari rimango bloccato. Sterlina dollaro ancora lì. Sterlina dollaro incomincia a essere interessante perché la campana gaussiana, che io penso sia questa, vedete, sta cercando di scendere. Siamo andati sotto la media, avrebbe pagato di più, okay? Ma avrebbe pagato di più è una cosa che non deve essere assolutamente ascoltata, perché come dicevi tu ieri, Giuseppe, che ti capisco perché anch'io lo faccio sempre, cioè lo pensavo sempre una volta quando ti viene da dire: ah, ma peccato che non ho fatto questo trade, ma chi se ne frega, te l'ho già detto prima quando non c'eri, che è andato via la connessione, ti è andata via la connessione, ho sospeso il computer, ma chi se ne frega, cioè non esiste la perfezione, a quell'ora lì non si fa più trading. Poi non è che sia, cioè io dopo un po' che fai, per esempio Francesco si è dato la briga di imparare i cicli e penso che sei allineato o no? Sta per partire a rialzo. Cos'è che sta a partire a rialzo? Cosa? Cosa sta per partire a rialzo? Dimmi. GBP USD, qui, certo. Però siamo in una campana gaussiana in chiusura, infatti io non ho più short da fare, cioè adesso sono fermo, sto capendo, poi guardando, per quello continuo l'analisi, visto che sul minuto dell'euro-dollaro ho l'analisi pronta, ecco lo short dell'euro-dollaro, euro-dollaro short per me, ok? Piccolette, preso, da dove l'ho detto io che dovevo farlo, anche se è entrato in un canale, siamo in una campana gaussiana in chiusura e non solo questo, cercherei di portarmelo a casa il prima possibile, però è per evitare, perché sull'H1 potrebbe tornare su, siamo in un mezzo ciclo di un ciclo 1, quindi il ciclo è comunque forte, sta ancora partendo, questo è il mezzo ciclo, ok? Quindi anche questa, appena mi va in positivo, porto a casa. Quando fai trading così nei webinar per dimostrare qualcosa e per fare anche un po' di cassa, lo fai veloce. Per evitare di essere bloccato, lo fai veloce e più che altro per evitare anche di dover poi andare a recuperare, quindi te la chiudi, te la porti a casa e poi ti vai a fare un giro in moto. Te che hai il mare, buttati in mare, Giuseppe, rilassati. Ok? Guarda, qui hai il pivot, non è stato toccato. Questa è anche un'informazione che potrebbe dare una mano. Quindi euro-dollaro short, ok? E sterlina dollaro, certo che non vado a comprarmela. Guarda, cosa sta per ripartire? Un segnale? Sì, sta per ripartire un ciclo, sta per ripartire il ciclo 4, ma il ciclo 4 potrebbe anche diventare ribassista, zona di pullback, la metto così a caso, la trend line, questa è una zona di pullback, la stellina dollaro io la rivenderei da qui, siamo sotto la media 64. Ok? Adesso attendo un attimino proprio perché questo minimo qui potrebbe essere la ripartenza di un ciclo 4, che non li ho neanche segnati, ad occhio, magari invece questo è addirittura il ciclo 2. E quando faccio trading concentrato, io ne sparo di operazioni, ne sparo, prendo, prendo, sparo, prendo. Questo è normale che la cassa si fa.
ma non la puoi fare dopo un anno di trading, se, a meno che non sei non un genio, perché io un genio non lo sono, ma non hai le caratteristiche per imparare quello che io ho fatto in 20 anni, 20 anni di delusioni, di botte, di sconforto, per poi essere profittevole, no? Tanto già mi preparo la sterlina dollaro, me la preparo già. Attenzione, me la preparo perché devo vendermela. Guardiamo sul minuto, è tornato sopra il 50%, però siamo su questa espansione qui, quindi è chiaro che qualcosina me la pagherà. Cioè, chiaro, probabilmente me la pagherà. E se non me la pagherà e perdo, me la pagherà quando li guadagnerò, gliela faccio pagare. Va bene? Ok, quindi vedete, la stellina d'oro ancora sto fermo perché alla fine è rialzista. Potrebbe essere addirittura questo il ciclo 2. Quindi anche qui, se hai nel dubbio di che ciclo sono, prendo questa trend line, me la metto qui. È una trend line ciclica, lo spartiacqua, il nucleo, quindi a questo punto incomincia ad essere una situazione rigassista. Cosa faccio? E tutto questo live. Short per me di sterlina dollaro, short per me di sterlina dollaro, abbiamo lo short di sterlina dollaro, lo short di euro dollaro. Ok? Ci sta o non ci sta? Ah, mi è scappato un due lotti sterlina dollaro, non lo volevo fare di due lotti, però già che ci siamo. E sempre guarda, contro il segnale rialzista, perché questo è probabilmente la ripartenza di qualcosa. Ha rotto la trend line, ha rotto la zona di pullback. Io entro. La zona di pullback potrebbe andarmi contro. Sì, infatti, se adesso mi sale un attimino e mi scende veloce, me la prendo subito. Sono in positivo, posizione in positivo. Anche l'euro dollaro. Sì, anche l'euro dollaro. Guarda, l'ho fatta da qui. Ci sta o non ci sta? E senza andare a guardare tutto il resto. Certo che chi è nuovo, magari anche tu Barbara, che è un paio di volte che mi hai seguito, magari poi ti sei appassionata, hai guardato qualcosa su YouTube e rimani un po' sconcentrata e dire, ma questo qua che cosa fa? Come fa a farlo? Lo fa dopo 20 anni di... Io 20 anni fa, quando ho incominciato, anche dopo i primi 5 anni che ancora incominciavo dopo 5 anni a portare a casa qualcosa, gli amici mi vedevano magari all'inizio, cioè, ah, ma no, ma dai, tutta quanta la truffa, perdi questo, perdi qua, perdi là, e avevano ragione all'inizio. E anche questo è stato per me un incentivo per dire, ah sì, vediamo. Adesso che gli amici se ne hanno rivisto, ma perché non insegni, perché non mi fai vedere, ma fai ancora quel lavoro che avevi incominciato? Perché adesso incominciano a vedere che la qualità di vita si è alzata negli ultimi anni e dicono, ma no, non lo faccio vedere a nessuno. Ho cercato di instradare una ragazza di 20 anni, 21 anni, la figlia di un'amica mia, perché si era appassionata, e di là, ma non era ancora matura per questa cosa. Aspettiamo, magari in un paio d'anni ci riprovo. Con mio figlio, per esempio, fa tutto un altro lavoro. Mi dice, ma tuo figlio fa anche il trader? No, non lo può fare, non è che è un lavoro che puoi trasmettere. E gli amici, mi dispiace, non per i picca perché io ci sono riuscito, perché non è che ti puoi mettere uno a fianco e dirgli fai questo, fai quello. Fare il trader è tutta un'altra cosa. Il trader sei tu. Il trader sei il motociclista con il casco in testa, perché ti devi sempre, devi essere sempre stare attento che magari qualcosa ti taglia la strada, che il trade ti va male, che c'è questo, c'è quello. Quindi fai praticamente la tua operatività da solo, con il tuo casco in testa. Quando guidi in moto non è che stai parlando con quello seduto a fianco. No, stai guidando in moto e sei da solo. Anche quando vai in bicicletta, anche quando vai a farti la tua corsa. Ed è quello, il trader è una persona solitaria. Ed è questo. Non sono un idraulico che si porta l'apprendista a fargli vedere come si attacca un tubo. Non sono, lo puoi fare un lavoro tradizionale, glielo puoi far vedere, dopo una, due, tre volte che metti il rubinetto, sarà capace di avvistare il suo cavolo di rubinetto. Ma fare il trader no, è difficile. Molto difficile. Anche perché questa cosa qui adesso potrebbe ripartire a rialzo. Siamo comunque in un trend rialzista. L'unica cosa che potrebbe essere che siamo ancora sotto la media 64. Certo che lo stop loss adesso non è più questo, perché diventa un po' uno stop loss troppo ampio. Magari ho stop loss, mi stoppo qui, oppure vado sulla 48, me lo stoppo, giusto? L'euro dollaro.
Sta tornando su, normale anche perché siamo in un trend rialzista, quindi magari io mi stoppo e mi fa, prendo uno stop loss adesso, ma non importa, ho guadagnato 100 euro prima e me ne perdo 50 adesso. Siamo, certo che non lo chiudo subito perché aspetto un attimino di capire cosa sta facendo. Ok? Poi avendo l'euro dollaro e l'astinea dollaro, a volte magari l'astinea dollaro mi paga subito, mi chiudo anche l'euro dollaro così non vado a rischiare niente, chiudo in positivo le due operazioni perché dell'euro dollaro mi sta cercando di salire e la sterlina dollaro invece sta cercando di scendere, quindi compariamo l'operatività e se io vado a vedere, come vi faccio sempre vedere, guardate, sono a meno qualcosa, però sono due operazioni, un po' di spread che c'è che nella metà 3 a 5 non me lo fa vedere, ma quando vedo qui un cinquantina di euro, anche se questa è rossa, chi se ne frega, me la tolgo. La dimostrazione di fare trading è un pregio che tanti relatori, perché sono relatori e non sono trader, e vogliono vendere il corso, non ce l'hanno. E dopo 20 anni io me lo posso permettere e un attimino un po' mi sento anche orgoglioso di questa cosa. E tanti di voi hanno letto tra le righe che non c'è nessun scopo di vanto di farvi vedere queste cose, perché il trade l'ho fatto veramente dal vivo. Poi era un conto demo? Se trasporto 5.000 da un conto demo sono diventato un mago. Non puoi fare trasferimenti dai conti demo e ritirare dal conto demo. E non sono neanche in combutta con il broker. Mancasse anche quella, perché c'è anche il malalingua che ma quello lì, il broker gli dice che deve andare short e quello guadagna. Ma immaginate se il broker sapesse dove va a finire il mercato. Queste cose qua, anche quello che, ma io ogni volta che entro il mercato mi dà contro perché il broker vede la mia operazione, sì, solo la tua vede, quella degli altri non la vede o cosa, ma andate a quel paese. Queste cose qui non esistono, ragazzi, il mercato è uguale per tutti, quindi se voi decidete di entrare long piuttosto che short, è perché avete sbagliato direzione, è perché magari non esiste un trade sbagliato, non esiste un trade giusto, ma in quel momento lì avete scelto la direzione sbagliata, ok? Io ho scelto una direzione ciclica che mi sono già pentito di non aver chiuso perché tra un pochettino la devo chiudere perché probabilmente mi partirà un ciclo 4, però vedete la campana glaciale sta ancora chiudendo e siccome è rimasta alta per abbastanza tempo potrebbe pagare veramente un pochettino di più. L'euro dollaro? Ecco, guarda, candela delle 10 è partita, ragazzi, qui l'euro dollaro sta scendendo, adesso andiamo a visitarlo perché c'è anche il pivot. A un certo punto qui abbiamo la sterlina dollaro e l'euro dollaro sono da chiudere, portare a casa, si porta sempre a casa. Euro dollaro chiusa, ok? Perché pagherà di più, ma sì, pagherà molto di più, ma chi se ne frega? Cioè, a questo scopo che pagherà sempre di più, sapete quanti soldi io ho perso con il pagherà di più? Ne ho persi talmente tanti che mi sono talmente scottato che non ho più voglia di pagherà di più, non me ne frega pagherà di più. Stamattina il trade che ho fatto io stamattina sulla candela che scendeva così l'ho fatto contromano, pagherà di più perché c'è anche il pivot, l'avevo detto prima, c'è il pivot da andare a prendere, ma siamo in un trend rialzista perché il ciclo 1 è partito, dal pivot si mette subito un trend rialzista e quello lì lo lascio correre, ma questo mi fermo perché non sono l'unico che la pensa come me, ok? La stellina dollaro non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. C'erano dei dati forse alle 10, non lo so. Operazione della stellina dollaro, guardate, era andata in positivo, adesso in negativo, ma io con l'euro dollaro ho guadagnato 50 euro, togli un po' di spread, sono a 1600 di guadagno, ho ritirato 1857, togli un po' di spread, ho ritirato 5K, ok? Sono in mega positivo, chi se ne frega dell'aver ragione su tutto. Visto? E anche qui non è difficile, si riassesta qui, su questa zona qui, poi se si sbaglia di un pips è uguale, dai, guarda, ve lo rimetto qui il Fibonacci, stesso discorso, devo cercarmi una posizione short, magari sì, magari anche no, magari aspetto, questo non serve più. Lo cancelliamo, questo logicamente serve ancora perché ve l'ho fatto vedere ieri, lo copio, lo sposto più giù, lo metto un po' più in là, guardate, siamo entrati di nuovo sul canale,
Magari a questo punto l'euro-dollaro incomincia ad accumulare delle operazioni rialziste, per esempio, perché nel ciclo 1 deve ripartire il ciclo 2, anzi siamo ancora nel ciclo 1 che sta chiudendo, quindi aspetta, anzi dovrò, visto che sta ancora chiudendo il ciclo 1, io direi che il ciclo 1 adesso mi permetterà in una zona un po' più alta, magari questo, di farmi lo short di nuovo da qui. Qui c'è una zona di pullback molto bella, eccola qui, questa zona qui è una zona di pullback. Ho inventato l'acqua calda? È nato prima l'uovo o la gallina? Ok? E ancora oggi, scusatemi, vi chiedo scusa se magari non faccio le analisi, ma vado sul prezzo, perché a me interessa questa ora qua, non mi interessa quello che viene dopo. Euro-dollaro. Short ad occhi chiusi. Short ad occhi chiusi. Ok? Ok. Però dopo che è nato o la gallina o l'uovo, automaticamente sono arrivati i polli, giusto? Ho fatto uno short sull'euro dollaro perché ancora siamo in chiusura ciclo 1, Giuseppe. Poi siamo in un canale ribassista, da qui solo long, ma il solo long non me l'ha ancora dato. Siamo in un ciclo 1 distribuzione. Attenzione, l'ho detto ieri, attenzione al trading sull'euro-dollaro perché prima o poi ci scappa rialzo. Qui abbiamo un ciclo 1 che è diventato forse ribassista, un ciclo 2, non si capisce bene dove siamo, ma siamo in una campana H16, 4 volte l'H4 sul ciclo 4 che prima o poi dovrà finire. Quindi questa distribuzione magari non me la fa neanche completa, mi rimane a metà. Va bene? Che dici Barbara? Sei capitata, sei caduta in piedi? O avevi seguito qualche altro trader prima di me? Hai seguito magari qualcuno? Hai comprato qualche corso? Le buttate via un paio di 100 euro? Anzi, no, anche perché i 100 euro. Non li voglio, non vogliono i 1000, i 1500 per farti un corso, altro che 100 euro, no? Cioè il corso falso costa 350 e anche di nuovo pubblicità in diretta, diretta alla Vanna Marchi, cioè non mi interessa, cioè, però ve lo dico, preferisco che andate a comprarvi il metodo fascia, ok? Che almeno quelli del Visual si mettono in tasca questi 350 euro, che andate a comprare un corso da 1500 euro da qualche, come hai detto tu, pirla, che alla fine non vi fa vedere niente, sta facendo trading in demo, tutto commerciale, tutto marketing puro. Questa è la cosa che io odio e ho sempre odiato. Ok? Quindi tanti che si trovano in giro con il Ferrari, che c'è quello con la barbetta, con il Ferrari, sempre al mare, sempre con la magliettina mezza aperta, il Rolex e queste cose qui, ma chi se ne frega? Chi se ne frega di questo? Cioè, se fatti vedere col Ferrari sono capaci tutti, eh? Non è che sia una cosa. Non è che sia alla fine. Quello lo detesti? Noi in tuta, ma che. Ah sì, vabbè, oggi sono in tuta. D'inverno magari addirittura in pigiama, Sirio. Al pivot si dovrebbe mettere long. Sì, al pivot si va long. Ma forse ci arriverà il pivot, ma forse non ci arriverà il pivot, ma chi se ne frega, io il pivot magari ho già preso profitto e ho già chiuso tutto. I veri trader sono in tuta. Che fine ha fatto quello con il maglione arancione, senza fare il nome? Non l'ho più sentito, non l'ho più visto. Mancano 4 pips al pivot, ma sei sicuro che mancano 4 pips? Ah beh, mancano 4 pips, c'è ragione, non ho neanche visto. Magari ci arriverà, magari no, magari te fa la beffa che torna su, eh. Pattern 4S, quindi potrebbe farti anche sul ciclo 4. C'era uno con il maglione arancione che faceva dei corsi anche centinaia e centinaia di persone a 1000-2000 euro a testa. Si faceva esattamente proprio quello, Gianni, quello che mi hai scritto tu. Non mi veniva il nome, ma che fine ha fatto quello? Lo so, lo so. Però purtroppo ragazzi, in questo business c'è un business. Cioè il business è questo di fare trading, c'è il business di chi ci guadagna sopra ai poveracci che vogliono fare trading e pensano che quello lì abbia guadagnato i soldi facendo trading. Invece no, i soldi li ha guadagnati con i soldi che hanno pagato i corsi.
Euro-dollaro in positivo, certo. Eccolo qui. Sterlina dollaro, ragazzi. E siamo live. Ok, siamo live, però l'euro-dollaro adesso, ragazzi, io già sto tirando. Ed è poca roba, dai, non è che. Poi i trade, quelli che pagano 300-400 euro, sono quelli che li ha soccorrere. Questi sono per portare a casa 2-3 volte un centinaio di euro e poi si chiude. Cioè, poi si fa. Se hai guadagnato 300-400-500 euro solo a fare posizioni così, basta. È l'operatività di borsa, è questa, veloce, poi c'è quella invece che ci vuole, che la lasci correre, come quella di ieri sera. Visto che ieri sera dalla macchina ti dicevo, mentre parlavo con te che ero in macchina, ti dicevo la lascio correre perché intanto ormai quest'ora qui. Ok, chiuso. E sono flat con tutto, sia euro-dollaro che sterlina dollaro. Ok, vediamo, mettiamo dove è personalizzato, mettiamo oggi, dove me l'ha messo oggi, così togliamo tutta la roba di ieri, oggi. Ok, live con voi, 5.000 le ho ritirati prima, sono live con voi, 385, togli lo spread che io non pago tanto, ma preferisco, 317 euro, live, flat. Ok, poi avete sentito che pum 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 pum, c'è un altro conto sotto, perché ho un altro conto più grande che dove le operazioni sono moltiplicate. Ok? Ma perché hai chiuso prima del pivot? Davide, non mi interessa. Mi interessava, cioè, se io aspetto il pivot, magari mi arrivava qui, faceva così, partiva subito al rialzo. Chi se ne frega dal pivot? Adesso questo qui è un long, anzi, è un doppio long, e questo qui è un doppio long. Questi sono i long da fare adesso dal pivot. E perché tu adesso mi dici, ma Paolo, riesci a fare tre lotti su un conto da 2.700 euro? È possibile? Possibile o non è possibile? Certo che se adesso vado sotto di 100 euro me lo chiudo, perché non voglio andare a rischiare. Però l'operatività è direzionale, stiamo cercando di far ripartire sul ciclo 1 qualcosa. Siamo sul pivot, probabilmente scenderà anche fino al 50%, perché il ciclo sta chiudendo, vedete il segnale ciclico. Però nel minuto siamo arrivati a fine corsa, la campana gaussiana sta chiudendo, dovrebbe ripartire qualcosa. Quindi se adesso mi fa un saltino a rialzo prima di scendere ancora, io mi prendo il mio profitto. E di nuovo, il fascia ha dato un segnale longo, okay, ma vedi, di fascia io ho commercializzato 2 volte il metodo, ma non sono andato a farvelo vedere. Cioè, questo messaggio qui non so che ogni volta mi arriva. Andiamo a vedere. Sul metodo fascia ha dato un segnale short qui. Va bene, ma è da fare questo segnale, Giuseppe? Tu lo dovresti sapere. È da fare o no? Lo fai o non lo fai? Attendo risposta. Attendi, lo fai o non lo fai? Non mi dire che è sopra la 48. Lo fai o non lo fai? No, perché? Perché deve partire una campana gaussiana gialla. Già ha cercato di partire qui, è il minimo di Gauss, ti fa un altro minimo Gauss, ti fa un altro minimo di Gauss, poi alla fine questo era il minimo assoluto e quindi da qui ti parte una campana gaussiana. Quindi da qui sei sul metodo fascia, sei rialzista. Non ha niente a che vedere con il trading sul minuto che sto facendo però. Ok? Il dinamico ha fatto qui un segnale long magari. Certo, è andato, ma quanta range abbiamo adesso? 20 pips, quindi non vuol dire niente. Questa qui è la spike che arriva all'open price e da qui mi parte. No, non mi preparo, cioè non ho una preparazione. Io sono impreparato quando faccio i webinar, non mi preparo i webinar e vado a ruota libera perché non mi interessa. Cosa mi devo preparare? Delle slide, Francesco? Un altro Francesco? Quindi da adesso dovrebbe essere long. Non lo so, Giuseppe, queste domande sono sempre un po' delle domande per capire quello che faccio io, come la penso. Ti ho detto che probabilmente sta per chiudere un ciclo 1, quindi potrebbe scendere anche fino al 50%, però poi partirà un ciclo 2, in base a come ha chiuso il ciclo 1. Ha toccato il pivot, io sono entrato long di 3 lotti, però probabilmente, visto l'andamento del prezzo di ieri, visto tutto questo momento, potrebbe salire, ma non lo so, potrebbe anche sul 4 ore cercare ancora, vedere sul canale delle 4 ore, sta cercando magari una discesa, ok? Se sei già long da giorni, non fare niente, lascialo stare.
ho detto già ieri, non cercare di recuperare le operazioni che sono andate in perdita. Vai al mare, fate un tuffo in mare, magari uno o due tuffi, torni fuori, l'aerodollaro è ritornato in un regime dove puoi chiuderti le operazioni. Poi le operazioni che vanno in positivo, che sono aperte da 2 o 3 giorni, o anche da settimane, non sono operazioni che devono portare guadagno, sono operazioni che devono essere tolte, perché sono andate male. Quindi quando arrivano in positivo, i 10-15 euro magari te li porti a casa, ma non sperare, perché magari arriva lì, sei in un trend ribassista, arriva lì, è un ritracciamento e poi torna indietro. Quindi non vedi che vai in guadagno di 20-30 euro, anche 50 euro, non hai chiuso e poi ti rimani con la candela in mano. Quindi queste operazioni, quando va bene un'operazione come ho fatto io adesso, vanno bene adesso, non devono andare bene tra 2 o 3 giorni. Ok? Poi col senno di poi la lasciavi correre, era meglio. Ciao Alessio, ben arrivato, un po' in ritardo, ma ci sei. Certo, quelle vecchie sono operazioni vecchie, vedi, ho fatto una cavolata ad aprire l'OM, ma chi se ne frega, non ho chiuso qui lo short che avrebbe pagato molto di più. Però ho chiuso anche la stellina d'oro. Adesso la stellina d'oro non la compro più, non la vendo più perché ciclo 3, ciclo 4, ma da qui non c'è più andato. Lo short che ho fatto li ho fatti giusti o no? Erano direzionali. Adesso, per esempio, queste operazioni qui, che vedete qui, sono operazioni che magari stasera me le chiudo con 200 euro a posizione, okay? Anche se le vedo andare in perdita, perché sono operazioni direzionali. Mi preferisco quelle che sono antidirezione, veloci, di chiudermele subito per evitare di rimanere bloccato. Quando ho una direzione me la tengo e non mi dà fastidio quando va in perdita. Adesso abbiamo alle 10 e un quarto una candela lunga, 13 pips, un range normale, un po' più alto del normale, può darsi che adesso mi fa un ritracciamento e torna su. Quindi fa parte della candela del ciclo 1 in chiusura, però se questa candela qui vi faccio un disegnetto così cerco di spiegarvela meglio. Questa candela qui, questa adesso torna su e mi fa un corpo, se rimane il corpo così, io ho preso profitto perché magari potrei poi farmi un'altra candela e andare di nuovo giù e farmi un nuovo minimo fino al 50% e poi da qui ripartire long. Quindi il long che ho fatto adesso non è che me lo devo chiudere qui, me lo chiudo appena torna su. Ti capì? Va bene? Siamo tantissimi oggi. Devi bere qualcosa, sono qui da poco dopo le 4. Certo che alle 4 non ho fatto trading. Guardate, il 50%, te l'ho detto, probabilmente andrà a toccarlo. E il ciclo 1 sta chiudendo. Ciao Marco, un altro Marco. Ma arrivate tardi oggi, eh? Bene, bene, bene. Ok? No, non sarebbe. Se, no, allora, anche questa, Gianni. Sarebbe il caso di mettere un altro lotto quando tocca il 50%? Sarebbe il caso se hai il conto che te lo puoi permettere e se hai una direzionalità. Io magari non lo faccio perché intanto, guarda, cioè, io ti dico che senso ha adesso entrare? E questo è uno sbaglio comune. Io sono entrato, la penna me la devo togliere. Questo è uno sbaglio comune che spero che prima o poi riuscite a sorpassare. Questo conto è un conticino piccolino, era 7.500, 7.500, ne ho ritirati 5 prima, è ritornato piccolino. Che senso ha adesso entrare? Sono entrato a 17.82, 84, 17.84. Se io devo entrare a 17.84 per entrare dopo a 17.78, sono entrato 6 pips più basso. Sono troppo vicine e vai a fare la possibilità di andare in overfitting. Di andare troppo pesante su una cosa che non sai, perché non sappiamo dove va il mercato. Poi se lo guardate, vi faccio un altro giochettino, se lo guardate così, questo grafico qui, mettiamo il caso che sia così, come lo guardate magari sul telefono, vi trovate una candela, se non mi viene bene l'esempio, vi trovate, vedete, più stretto lo metto, sul telefono lo vedete così, vedete questa spike terribile che magari vi invoglia a fare il trade. No! Ragazzi, il trade l'ho fatto dal pivot, giusto? Farlo più sotto non vale la pena, perché questa è una falsa rottura dal pivot, mi devi ripartire. Prima accumulo e guadagno con le operazioni che ho fatto. Poi magari il problema non perché chiuso il conto, no, ho chiuso la MetaTrader per sbaglio.
L'ho chiusa, sì, la riavviamo. La riavvio. Chiuso per sbaglio, cliccato il punto sbagliato. No, cioè, in questo caso sarebbe stato bello aprirlo, ma io preferisco non farlo. Vedi che non l'ha neanche toccato poi alla fine. Preferisco non farlo. È limitarsi a quelle operazioni che ho fatte, basta. Metto l'uovo a covare, l'ho messo qui, non lo vado a prendere altro. Proprio per evitare che magari questa candela già potrebbe ritracciare, come ho fatto il disegnino adesso. Siamo tornati sopra la 48, l'operazione è andata in positivo. Ma le becca tutte giuste questo Paolo? No, non le becco tutte giuste. Queste operazioni qui sono direzionali, le lascio stare. Quelle di prima le ho beccate giuste prendendo poco guadagno. C'è ancora tempo, siamo alle 10:17, potrebbe andare dappertutto, è giusto come dici tu. Grazie Sirio che mi dai ragione oggi. No, ma perché dovete pensare che avere una performance, quella che faccio io, col tempo mi appaga o mi paga avere ragione nell'intento che devo anche salvaguardare la mia performance. Adesso io mi metto a fare lo spavaldo con il mercato, altro che schiaffi. Mi prende a pugni, mi legano al palo e mi schiaffeggiano tutta la giornata le operazioni sbagliate. Ok? Quello che succede a tanti di voi, magari che si sono bloccati, non faccio nomi, come Peppe, con delle operazioni long dell'euro-dollaro che non è riuscito a chiudere, per un punto non le ha chiuse, diciamo così. E quindi tutti questi giorni che ti rimangono aperte, queste operazioni continuano a schiaffeggiarti, tutti i giorni quando le guardi e continuano a darti degli schiaffi che tu dici, cavolo, ma le chiuderò prima o poi. E questo è il problema. Ok? Meglio evitare. Tanto non è che erano lontane 20-30 pips, erano vicine di 5-6 pips. Quindi inutile farle, le ho fatte lì, le lascio stare. Ok? Grazie, bene, grazie. Adesso io ho messo qui la fine del mezzo ciclo, ma potrebbe essere anche questo il mezzo ciclo. Però vabbè, lasciamola così perché ancora discrepanza ne abbiamo. 18, magari arriva a 36 candele. Andiamo a vedere sul minuto. Sono entrato bene? Sono entrato in una campana gaussiana bassa, quindi prima o poi dovrà finire, dovrà ripartire un'altra distribuzione. Ok? Questo è un farmaco da prendere ogni 5 giorni, una pastiglietta integratore sportiva, ma non ho capito perché se non mi ricordo più se l'ho preso o non l'ho presa. Boh. Continua a suonare. Allora, infatti oggi devo fare sport perché ieri non ho avuto il tempo per via di mercato. Guardate, non ho fatto qualcosa che non andava, ho messo soltanto due linee, co non costano niente, sono gratis. Ok? È una direzionalità che mi sono dato. Il Fibonacci adesso, questa cosa qui, lo sposto qui. Se andiamo a vedere, non mi interessa, sì, è questa la direzionalità, è questa poi alla fine, devo tenere, si è fermato qui, quindi se torna su, siamo a posto, il livello che mi interessa, ormai i segnali short li tolgo, segnale long l'ho fatto dal pivot, l'ho usato come segnale a questo punto, non, senza avere neanche un'idea di dove farlo, l'ho fatto dal pivot. E più tempo passa, più la campana che ha un rivelatore di tempo statistico. Prima o poi la campana, anche se il mercato continua a salire, la campana vedete che ha continuato a scendere anche nell'ultimo pezzo. A un certo punto, quando sarà il tempo, si girerà anche la campana che è questa qui tratteggiata blu. Nel minuto ho messo anche questa campana gialla che è il 4 minuti, cioè ho moltiplicato la campana del minuto per 4. Ok? È un'idea per ragionare. Anche qui abbiamo la campana gialla che è l'H16. E l'H16 è 4 volte l'H4, quindi guardate l'H16. Ha fatto tutto questo movimento e ha chiuso. Tu Gianni, poi ce l'hai il metodo fascia o non ce l'hai? Mi ricordo più. Se all'inizio me l'avevi chiesto, se ce l'hai, vatti a vedere nel blog il metodo ciclico, è gratuito, costa 9, 10 ore, 12 ore di video e quindi hai tutte le nozioni per usare il metodo fascia abbinato anche ai cicli. Cioè, quindi il costo del metodo fascia, che se l'hai usato come dovevi usarlo, è già stato pagato subito, e anche se magari non sei profittevole o non sei stato profittevole o lo sarai o non lo sarai,
è un metodo valido perché è una riflessione di mercato, è una lettura di mercato. Se per fare trading devi leggere il mercato, è inutile, ok? Poi ti aggiorni anche con il metodo ciclico e con sei a posto, cioè non hai altro, il 3, il 4, certo che. Eh sì, dai, con calma. Quando ieri mi è stato chiesto da Michele, io non voglio stare tutto il giorno al computer, vorrei farmi solo mezz'ora, ma si può fare trading solo mezz'ora? No, 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 il part-time non esiste. Cioè, chi vi dice che il trading è part-time e non c'è problema? Sono quello che vuole vendere il corso, non esiste il trading part-time. Può esistere che ti guardi il time frame H4 e fai il tuo trade basato sull'H4? Sì, questo potrebbe essere, però. Io preferisco dire che il trading part-time non c'è. Uso la fratalità 3, siamo nel ciclo 4. Ok? Quindi guardare mezz'ora i grafici H4 per dire ok, oggi vado long, vado short, magari entravi long sul canale, ma qui magari entravi short, però dopo 16 pips magari si gira il mercato e ti rompe questa zona, va long. Quindi il trading part-time, quello che faccio io, non è un trading part-time, è un trading che devo dare la spinta adesso, in questo momento qui. E ancora non faccio neanche il long, neanche se mi ritocca il 50% guardando questa zona qui, non mi interessa. Siamo alle 10:23. Bene, però adesso andiamo a vedere anche il CAD yen e la GBP yen. Allora, la sterlina dollaro io non l'ho più tradata, adesso stiamo solo con l'euro dollaro. Il GBP yen, qui potrei fare il fermo immagine e non dire niente, perché quando vi ho detto attenzione, che ha toccato la banda di Bollinger. Qui, quando vi ho detto attenzione, che ho moltiplicato il canale, non ho detto niente, c'era solo il segnale. Sta pagando 380 pips. Se la media a 100 periodi, basta, non si deve fare altro. Questo, adesso non mi ricordo chi era che mi ha scritto su Skype. Ho sofferto, però alla fine ha pagato. Se mi ricordo chi era, magari qualcuno di voi. Certo, si soffre il trading, è sofferenza. Dov'è Fibonacci? Qui. Vedete qui, si sono spostate queste, ma la rimetto al suo posto. No, non era questa che si è spostata, era questa che si è spostata alla fine. Adesso non la posso più prendere. No, no, si è spostata quella, guarda, addirittura si è spostata quella. Ah, no, si era spostata questa. Allora, questa e questa. Già. Devo rifarla perché sennò non mi viene bene, la devo ricopiare. Vediamo se. Ah, guardate, non si è neanche toccata proprio, è arrivata sul livello, non è neanche toccata, vedete, avrebbe fatto anche la beffa di non toccare. Vedete che potevo lasciare così, fare la figura dello splendido, ma non mi interessa. È arrivata lì e si è fermata. Adesso andare long, adesso non lo so. Questo qui è un Fibonacci che non c'entra niente, cancelliamolo. E andare adesso long lì, questo è un segnale short, lo cancelliamo. Questo lo cancelliamo. Adesso GBP yen sul daily, non lo so. CAD yen? Dov'è CAD yen? Qui. O su weekly? Ha preso profitto, il segnale short era questo, ha preso profitto non al pennello, proprio al puntino, proprio al giusto, proprio l'ultima macchiolina di colore che ha usato Picasso nel quadro, quella lì che ha dato l'accento proprio per far vedere che era quell'ombra lì. Okay? Questa è la precisione precisa, perché questa è una zona di pullback. Zona di pullback, zona di supporto. Punta della banda di Bollinger, c'è, cioè, più di questo non saprei neanche dire. Allora, un attimino, fammi leggere. Allora, dipende da quello che vuoi fare. Se le ore concentrate per fare trading, io preferisco la mattina dalle 7 alle 9 e mezza, 10, 11 e poi basta. Poi magari anche nel pomeriggio dalle 14 alle 15, 16, sì. Però, ma a volte anche alle 20 di sera si muove il mercato. Devi scegliere per te la tua operatività, ma a volte alla mattina alle 8 non c'è niente, rimane il mercato in laterale, quindi è un po' strano dirlo. Comunque è chiaro che non andrei a fare trading alle 7 di sera e non andrei a fare trading magari alle 12 e mezza di pomeriggio, ok?
Poi se devi tradare all'una di notte, non, alle 2-3 di notte, puoi tradare il canadese, lo yen, cose del genere. Allora, Alessio, potrebbe anche andare a toccare giusto la trend line di prima. Dovresti magari dirmi dove, come, quando, grafico, coppia, dov'ero, perché quando parlo poi vado oltre e non ti so più seguire, non so di cosa stai parlando, mi dispiace. Ok? Sono già andato oltre. Cado Yen Daily, toccato la media a 100 periodi. Questa media qui sui grafici daily è di rigore esponenziale 100 periodi, è uno spartiacqua ed è arrivata lì, si è fermato. Guarda, si è arrivata lì, si è fermato, è arrivata lì, si è fermato. Euro dollaro. Euro dollaro. Questa operazione, per esempio, adesso è tornata in negativo perché sta scendendo, guarda, era andata per, vedi, va, di questa candelina qui. È una candela che tra un pochettino dovrà salire, quindi la lascio andare. Deve partire qualcosa. Probabilmente qui sta partendo o il 5-4 è finito qui, è un po' laterale. Questa è la compressione che ne parlavo ieri. Quindi anche qui, un bel canale da questa zona qui, è la compressione da cui parte poi il mercato. Come ho fatto l'esempio ieri della compressione, giusto? Non è precisa perché magari il canale. Questa è la compressione. Quindi chiaro che se mi rompe questo, via. Ok? Quindi operazione che era in perdita di 100 euro, adesso è già meno 3,40 euro. Ma è direzionale, quindi questa qui non mi interessa, la lascio correre, questa porterà un 500, un 600 euro, queste operazioni, queste le lascio correre, perché è chiaro che se faccio solo operazioni da 50 a 100 euro, il malloppo come ho fatto ieri, l'altro ieri, non lo faccio, le faccio soltanto quando lascio correre qualcosina, ma la devo lasciare correre perché in direzionalità ho ragione. Ok? Allora, tu mi hai detto GB, che ore sono? Devo chiudere un pochettino perché mi sgridano. Allora, GBP yen sul daily, questa era Alessio? È chiaro, grazie. A toccare questa zona qui, dici? Sì, ma per arrivare qui in alto fai il calcolo che ci vogliono 200 pips. Il GBP yen magari te li fa pure, però vai a vedere un range medio che sono anche 200 pips. Francesco voleva farci una tabella con i range medi, scherzando, però dovresti anche capire che se devi arrivare qui in alto devi fare ancora tutta questa strada e qui c'è una zona di pullback che fino adesso non l'ha neanche sentita, però visto che la zona di pullback rientra comunque nel... Rientra nella zona dove siamo adesso, sulla media a 100 periodi, magari ti potrebbe fare un ritracciamento e tornare sotto questa zona che alla fine adesso è diventata un supporto, ma è anche una resistenza, quindi tornare giù. Non lo farei. Ok? Poi andiamo a vedere sul 4 ore questo Fibonacci qui. Guardatelo anche al contrario, guardate. Questo Fibonacci qui è al contrario. Guardate, solo guardandolo al contrario. Cioè io lo metto qui, però lo sposto un po' più indietro. Dove non c'entra niente, però mi interessa avere questo massimo qui. Vado a vedere dov'è adesso il 38,2. Dov'era questo? Il 50%. E l'ho visto al contrario. Guardate, questo punto qui è il 50%. Anche se prendo questa espansione qui, è il contrario, io arrivo da questo. Quindi ha rotto per andare, però stiamo tornando su, il 30 è ribassista. Quindi da qui si dovrebbe vendere. Però attenzione. GBP yen, la GBP ha fatto una discesa, si è fermata, adesso sta cercando di risalire, ma non so quanto durerà la salita, perché se andiamo a vedere il GBP yen nell'ultimo periodo, no, nell'ultimo periodo, in questa, anche da qui guardate, tutto un trend ribassista, quindi questo trend ribassista che è cominciato qui, sì certo ti ha fatto una situazione rialzista di 200 pips, però poi ce l'hai rimangiati, continua a scendere, ritracciamento, continuazione, ritracciamento, continuazione, ok? Torniamo qui, poi vi lascio. E poi Gianni, hai capito perché non vale la pena? In questo caso sarei ancora più in positivo averla aperta dal 50%, ma non è un esempio da fare, cioè non sarebbe un buon esempio da tre da far vedere un'operatività aggressiva. Magari nel mio piccolo, diciamo, l'avrei fatto o non l'avrei fatto non essendo al webinar. Però se il webinar mi dico mi vado a sparare un auto trade long perché ha toccato il 50%, infatti non l'ha neanche toccato, ma uguale, ma anche se lo toccava, avrei aperto un altro long qui, non è operatività
riproducibile da far vedere nel webinar. Io non sono un insegnante, ma voglio trasmettere le cose come devono essere trasmette. Quindi magari nel mio piccolo forse l'avrei anche fatto, anche se non l'ha toccato. Però per far vedere l'operatività come deve essere, eviti di farla perché non vale la pena, perché vai in overfitting. Questo è un conticino piccolino, i tre lotti sono pesanti, infatti il margine è sceso a 464. Ci sta perché sono un trader da 20 anni, ok? Che magari vi dico, questo è lo stop loss, 2760 euro, l'euro dollaro non ho stop loss, io ho inserito. Questo è il mio stop loss, ma oggi ho ritirato 5K da questo conto. Quindi già sono in super plus, come diceva il nostro amico Gan, ok? Nei cicli sta per ripartire. Nel video di ieri parlavo di compressione. Ok? Questa è la compressione. Sta per partire adesso o una Y o un ciclo 1. Il ciclo 4 potrebbe essere anche il ciclo 4, quindi tornare giù. Però il ciclo 4, siccome il ciclo 3, la fratalità più o meno sono 35, 36, 40 candele. Se vado fino a qui, va bene, ci sta, potrebbe essere finito questo ciclo 3 e questo è già il ciclo 4. Ok? Ma visto che si avvicina anche la 48, sto partendo con una nuova distribuzione, quindi non lo so ancora, però probabilmente questo qui è il minimo assoluto, quindi la ripartenza della campana gaussiana. Se è questo, siamo sopra la 12, andiamo a toccare la 48, mi parte il ciclo 1. Direzionali, io sono partito per guardare questo, sono partito guardando il minuto, ma mi interessa che qui probabilmente sta per terminare il ciclo 1, forse, non lo so. Ma questa candela qui, se adesso mi torna su un attimino, io prendo profitto. Quando prendo profitto, poi basta. Cioè, poi mi fermo. Ok? Sono tre lotti, potrebbe pagare 300-400 euro. Vanno bene per la giornata di oggi. Altri 100-200 l'ho fatti prima, sono 500. Poi la giornata non è finita, ne aggiungo altri 500 nel pomeriggio, ho fatto 1000 euro. Che poi non mi fermo, ne faccio 1500. Poi magari mi va meglio, ne faccio 1700. E forse raggiungo anche 1800. E magari supero i 2000. Allora, ma quindi era solo un problema di gestione delle operazioni, non era sbagliata l'analisi? No, era giusta magari l'analisi, l'idea era giusta perché segui l'operatività rialzista, però la gestione delle operazioni ti comporta anche essere un trader un po' più posato. La postura del trader ti deve raddrizzare, cioè fai conto che un trader è sempre in crescita, no? È come se fosse un bambino che devi crescere. Quando devi crescere c'è sempre l'educazione. L'educazione è la postura. La postura del trader, la gestione deriva da come sei educato. Se tu sei educato bene e ti sai comportare bene, questa operazione non l'avresti fatta, a meno che non hai un conto da 30, 40, 50 mila e le vuoi sparare. Questo sì. Quindi segui, secondo me, la mia consiglio. Sì, potevi aprirlo, ma dipende anche cosa vuoi fare. Col senno di poi, fatemi leggere perché sono andato troppo veloce. Sì, poteva essere, alla fine non era una piramidale, era una mediazione, come ho detto ieri, perché non andavi, piramidale vuol dire che hai già delle operazioni in positivo e ne apri altre che ti vanno in positivo, cioè che stai guadagnando un'operazione che sta già guadagnando e tu ne apri un'altra che comunque sta viaggiando nel guadagno anche se ti va in perdita, è piramidale. Invece se hai delle operazioni che entrando io qui dal pivot sono andati in perdita di qualcosina, di 100 euro, perché sono tre lotti, sono 3x3, 9, 90, 80, 90 da 100 euro più o meno. Tu aprivi qui mediando le operazioni. Col senno di poi andava bene, ma non era giusto farla. Ok? Va bene. Nah, sì, questa volta magari andava bene, ma non era più che non era, era azzardata, era sbagliata come postura di trader. Non andava fatta se volevi essere un trader educato. Ok? Uso queste parole più che altro per, ecco bene, invece mi ha scritto che hai capito, proprio perché il trader deve essere educato, ma non ci sarà mai nessuno che ti educa, devi essere tu stesso a darti un'educazione, ok? Cercare di essere rispettoso nei tuoi nel riguardo delle tue operazioni, riguardo del mercato e riguardo anche la gestione delle operazioni, ok? È tutta questione di postura. E poi, come dice Sirio, è questione anche di take profit. Se io adesso fossi alle 17 di sera e le operazioni guadagnano 37 euro e me ne devo andare a fare la corsa, io le chiudo anche con 30 euro. No,
Mi ha educato in passato con diverse perdite, adesso sono un po' più educato, ma ancora sono un po' maleducato. Sì, capisco, capisco. E ogni tanto io quando magari adesso mi brucio questo conto a 2.700 euro, anche se sono soldi guadagnati, anche se ho questo conto ormai l'ho spremuto talmente tante volte, ogni tanto non mi dà fastidio, però anche questa è la questione che devi anche abituarti a questo. Vedi adesso per esempio la candela, sono le 10:37, non l'abbiamo divisa, andiamo a vedere la candela della mezz'ora, è partita dal pivot, chissà perché. Ok? Grazie ragazzi, io vi auguro una buona giornata, una buona permanenza, vi lascio con l'operatività di oggi, è un webinar, è uscito da, chiaro che questo qui non è più un ciclo 4, potrebbe essere ancora un ciclo 4, se arriva al 50% me lo chiudo comunque, però vedete che sta cercando di ripartire, è in ritardo ed è quello il bello di questo indicatore, che è in ritardo perché mi dà il minimo assoluto, quindi in questo caso conviene che sia in ritardo perché la campana gaussiana è sempre il minimo precedente, come il massimo della campana gaussiana è il massimo precedente. Quindi torniamo un attimino sul passo e poi vi lascio. Grazie a te, anche se non sono un maestro, ti ringrazio del maestro. Adesso, però. Allora, nel metodo fascia, dov'è l'istogramma rosso che mi hai detto prima? Peppe è andato via? Ridi, te la ridi, Alessio? Dov'è l'istogramma rosso? È andato via. Allora ci sarà un motivo perché è andato via, ma anche se te lo faceva, è come che non lo devi vedere, come non dovevi vedere questo istogramma verde qui. Guarda, stessa cosa, è arrivato al pivot con un istogramma verde e i balucchi sono andati long e sono ancora long, però è andato a prendere i polli. Qui è andato a prendere i polli e poi è sceso. Ok? Qui ha i polli che andavano a sperare. Oppala, ho sbagliato trend line. I polli che andavano a sperare che da questa zona qui, la trend line, guardate, immaginate che il mercato non ci fosse ancora, no? Questa zona qui, tanti hanno sperato, ha rotto il pivot, va a toccarmi la trend line. Non c'è andato, è tornato giù e sono ancora lì a sperare. Però questa trend line qui, visto che siamo in una zona rialzista, la dovevi mettere qui. Ma neanche qui è andato a toccarla, guardate, non è andato a toccarla, neanche qui. Perché loro lo sanno. I big, quelli che muovono il mercato, che vadano a prenderti le tue operazioni, ti fanno entrare qui long, ti fanno entrare, poi ti sono andati a prendere lo stop loss, giusto? Che erano messi qui sotto, adesso sono tornati su, ma adesso rientro di nuovo short, diventano, alla fine cosa andranno a fare? A prenderti tutti gli stop loss che vuoi. 108. L'abbiamo beccata bene, ok? Guardate, qui attenzione. Anche queste cose qui le dovete vedere. Questa è un'espansione. Mettetevi il Fibonacci, colore che volete. Questo è il 50%, zona di pullback. Quindi se arriva a 17,90, io me la chiudo. 17,90 me lo ricordo come numero. 17,90. Guardate, 17,90, eccolo qui. Zona del canale. Ah, chiudi, chiudi Paolo. Stiamo per partire con un ciclo che potrebbe essere un ciclo 1 forte e poi ripiegare ed entrare di bassista perché è il 50% di questa espansione. Quindi occhio e si porta a casa. Queste sono operazioni un po' più pesantucce, diciamo, no? Sono tre lotti, sono condizionati a 2.500 euro, 1.600 euro. Non vorrei star lì e poi a rimanere, anche se la direzionalità è rialzista, che sull'H1 abbiamo la nostra direzione. L'H1 è questo, abbiamo la direzione che è ripartito qui qualcosa, è la direzione rialzista, ma qui sono 130 euro in gioco. Grazie a tutti della partecipazione, spero che vi abbia reso qualcosa questa mia operatività, riproducibile al 100% perché non è che ho usato sfere di cristallo, il mercato è sempre uguale, tutti i giorni. È uguale tutti i giorni, cioè non cambierà mai niente. Cioè non, è chiaro che poi ti viene da dire: ah, ma il mercato mi va contro, ma oggi il mercato è brutto, eh. Ma cosa è brutto? Sarai brutto tu, non il mercato. Il mercato è sempre lo stesso. Cioè,
Non è una prepotenza la mia di dirvi questo, però anch'io ho usato tante volte le parole, ma che brutto sto mercato, non riesco, non ti dà la direzione giusta. Ma hai sbagliato tu, ragazzi, mica il mercato è sempre lo stesso, ok? Eccolo qui, ragazzi, siamo alle 10, 10:42, la candela sta per diventare ribassista, aspettiamo un numero buono, c'è l'8, vediamo se mi dà l'8, 6, 4, 6, 7, 1, 6, 6, l'8 è il mio numero fortunato, quindi lo prendo come idea di chiusura. 59, 8, cioè, quando vedo un 8, ma pagherà di più? E chi cavolo se ne frega? Ciao a tutti, buona giornata, ci si sente domani mattina a 9:30. Ciao ciao!